Ciò che conta di più adesso è come ti senti, precisamente, in questo momento. Il modo in cui ti senti in questo momento influisce su tutti gli aspetti di te, da quello che viene definito passato, presente e futuro. E questo sta influenzando la vibrazione di chi ti circonda, così come del collettivo. Tutto ciò che sembra essere la causa che ti mantiene in una vibrazione bassa, tutt'altro che gioia, è semplicemente un'illusione. Lo sei già e hai tutto ciò di cui hai bisogno. Tu sei l'espressione unica della sorgente in un universo infinito, che emerse dall'amore, con amore, per essere amato nell'incarnazione fisica. Il velo di separazione si sta rapidamente dissolvendo poiché hai scelto di aprire il tuo cuore, consentire l'espansione e sperimentare la realtà dalla prospettiva del cuore. Permetti l'espansione della luce interiore, raggiungi nuove realizzazioni, e ora sei più vicino che mai alla tua famiglia stellare. In verità, stanno proprio accanto a te, camminano con te, e molti di loro si trovano a poche miglia di distanza, sulle navi. Continua ad emanare amore, e, prima che tu te ne accorga, è molto probabile che ciò accada prima ancora che avvenga l'ascensione, il cielo si aprirà e sarai accolto dalla tua famiglia stellare in aperto contatto fisico. Che tutta la luce venga a te. Non permettere a te stesso di soffermarti sugli schemi del passato. Accetta semplicemente queste scelte e vai avanti. Sembra che quest'anno avremo la possibilità di far posto ad alcune nuove scelte salutari. Ciò che ho notato è che se non presto attenzione a questi vecchi schemi quando compaiono, scompaiono molto rapidamente. Infatti scompaiono senza che io riesca a ricordare cosa mi apparisse così in faccia un attimo prima. No, non credo che sia solo la mia vecchiaia. Sento parlare di questo fenomeno dell'oblio da molte persone di tutte le età, e anche da insegnanti che stimo. Quando improvvisamente diventiamo consapevoli dei vecchi schemi, essi sono in realtà sul punto di lasciare la nostra coscienza. Non rimarranno a meno che non li afferriamo con le nostre emozioni. Oggigiorno possiamo davvero lasciare andare i ricordi e gli schemi del passato molto più rapidamente. Ciò ha a che fare con l'energia emotiva che applichiamo a quel ricordo, e con il fare del nostro meglio per guardare le cose scomode in modo molto più neutrale che mai. Le emozioni hanno una forte risonanza magnetica, il che significa che attireranno a te situazioni con la stessa vibrazione. Le emozioni del passato non hanno alcuna relazione con il nostro tempo presente, a meno che non scegliamo di portarle nel nostro mondo. Ora c'è un processo di manifestazione molto rapido che sta avvenendo tra i nostri sentimenti forti e ciò che sperimentiamo nella nostra vita. A meno che non si voglia ripetere il passato, è estremamente importante non portare il vecchio bagaglio in questi tempi nuovi. Ora abbiamo la possibilità di sperimentare un livello di libertà che non abbiamo mai avuto prima. Questo è vero per tutti. È un momento creativo speciale e abbiamo molto supporto finché rimaniamo presenti su noi stessi. Ciò può significare prestare maggiore attenzione ai nostri pensieri ed emozioni, in modo da non essere trascinati in acque agitate. Può davvero essere facile, come allinearci con l'energia della sorgente e permettere ai modelli passati di svanire in questa nuova risonanza. Momento dopo momento, possiamo tutti risvegliarci e riconoscere i doni che ci vengono offerti per questo potente momento del risveglio della nuova Terra. A tutti coloro che sono animati dai giusti propositi e di un relativo adeguato impegno, auguro un proficuo lavoro.